Vi propongo un qualcosa di epico, ragazzi. Lo metto anche a inizio video. Se questo video raggiunge 10.000 like, si butta da un ponte di Venezia in acqua. È illegale come cosa. Aspetta. Andiamo su una calla imbucata, promesso. Non è che ti faccio buca. D'estate. Vabbè, d'estate, ok. Però ti butti da un ponte, promesso. Va bene. Ragazzi, lasciate tutti i like, così di farvi 20 account a testa. Arriviamo a 10.000 like di questo video. Buongiorno a tutti! Come state? Penso sia il primo di 400 video che viene fatto a Venezia! Oggi siamo con lo zio Pera. Ciao zio Pera, come stai? Ormai tutti ti conoscono. Dobbiamo... Grazie. No, non era quella la colazione che volevamo farvi vedere, però va bene lo stesso. Sono le 10 del mattino, però noi dobbiamo essere diversi dal solito. Quindi a breve vi spiegherò quello che faremo quest'oggi. Dobbiamo fare qualcosa di epico. Ma poteva o non poteva mangiare la goligo? Mangiare, mancare volevo dire. Amore, stai mangiando la brioche al cioccolato, tata? Di quella dello zio, tra l'altro. Ehi, anche il papà gliel'ha dato. Lei mangia solo il culetto della brioche, vero? Ti piace tanto. Però amore, se continui a mangiarlo così, fra un'ora e mezza siamo ancora qua. Dobbiamo fare un qualcosa di epico oggi. Oh, allora, comunque quest'oggi abbiamo un outfit davvero bello. Pantalone rosso, zainetto rosa, maglietta nera smarrita. Mascherina mezza fluo, ci sta, va bene, ci sta. Smarrita. Solo per oggi, però, zio, ma tu non sai quello che dobbiamo andare a fare oggi. Dobbiamo fare una missione impossibile. Dobbiamo riuscire ad andare in gondola, ragazzi. Nessuno su YouTube ha mai portato un video che va in gondola. Va, gondola. E noi, gondola, gondola. Gondola, gondola. Gondola, quella che quando vai, fai... Gondola! Quella che, gondola! Quella che costa 100 euro a capo. Noi troveremo un presupposto per non pagare 100 euro. Però l'obiettivo della giornata è salire in gondola. Tata, io e te saliamo in gondola. Lo zio Manu ci aspetta giù col passeggino. Però non vale salire solo in gondola. Cioè, dobbiamo andare avanti con la gondola. Quindi dobbiamo proprio andare in mare in gondola. Cioè, dobbiamo almeno fare 4 metri in gondola, dobbiamo farli. Secondo voi ci riusciamo? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Io sì, sono andato in gondola, cioè, no, cioè boh, non lo so, tu sei andato in gondola, vabbè, tu sei un caso a parte, noi no. Quella è il nostro obiettivo, cioè non proprio quella, però qualcosa di simile. Stiamo andando su un punto ben preciso di Venezia, dove dovrebbero fare una mini truffa. Non è una mini truffa, l'obiettivo è andare da canale a canale, e quindi dovrebbe costare tipo 2 euro a testa, però ci sta, però così Aurora potrà un giro in gondola. La mia domanda comunque è, cioè, non è mai caduto nessuno in gondola? Puoi dirmi che saliamo noi, cadiamo? No! Penso di no, più che altro è la prima volta che Aurora va in barca. Secondo te come andiamo a finire? In acqua. No, dai, ma sembra drastico! No, dai, cioè comunque l'acqua non è altissima, sarà 7-8 metri. Cioè, mai che vada, tocchiamo giù e torniamo su. Sì, proprio. No, dai, in qualche modo ce la faremo. Ce la faremo, ora l'obiettivo è trovare questa gondola. Gondola! Gondo, cia cia cia! Andiamo amore, andiamo in giro per Venezia, io e te. Dove vai, tata? Capita spesso. Aurora comanda Venezia. Amore, guarda, c'è anche la fontanella. Io non lo farei. Guarda, piccolo, non facevate mai quello là così. Oddio, si è toppato, non esce più acqua, Manu. Io non lo farei. C'è un problema. No, non ha il getto fuori. Com'è? Hai visto? Papà voleva fare lo spruzzo. Guarda, guardiamo se ce la faccio. Andiamo amore, no, non ti piace. Ciao Auri. Corri, corri, Aurora veneziana. Siamo arrivati su un punto dove ci sono le gondole. Però 80 euro per... Cosa cambia da 80 a 100 euro? La corsa notturna a 100 euro, dalle 19 alle 8 della mattina. 35 minuti 80 euro. Secondo me troviamo un'alternativa. Che dici zio Manu? O paghiamo 40 euro a testa? Anche no. Anche no, dici? Ah, il brutto di Venezia è fare i ponti col passeggino. Penso sia qualcosa di davvero, davvero pesante. Molto gelato. Faticoso. Poi le calli sono strette, le calli sono tipo le stradine, si chiamano le stradine di Venezia. Che tutorial, vi porto a vedere Venezia con noi. Fatemi sapere se volete un video fighissimo di Venezia. Tipo che lui si lancia da un ponte, qualcosa del genere. No, già fatto. San Marco Rialto, andiamo, via. Poi lamentati che stiamo perfino facendo aperitivo. Amore, vuoi anche tu l'aperitivo col papà? Offri tu.
Non ho capito, scusami. Ah, fritto. Non ho capito, scusami. Io sono disoccupato. Non ho capito il gioco. Gelato. Gelato? Non ho capito il gioco. No, spiegami. Vabbè, dai. No, tu sei quello che ha fatto Star Wars. Sì, sono tu sei. Siete uguali. Guardateli, sono uguali. Scrivete qua sotto nei commenti se si assomigliano. Come si chiama? Baby Yoda. Tu sei Baby Manuel. Siamo arrivati a destinazione. Amore, ti porto in gondoletta. Tu stai facendo un mezzo piso, davvero? Vero? Allora, siamo arrivati in destinazione. Allora, l'obiettivo è quello di andare da una sponda all'altra. È l'unico modo per andare in gondola, Manu. È l'unico, ragazzi. Adesso vediamo se ci fanno andare col passeggino. 50 euro, 30 minuti. 50 euro al lavoro di una giornata. Anche altro che 30 minuti. Madonna, pensate quanti soldi fanno. Che poi, mettiamoci qua così nessuno ci sente, è tutto non tassato, cioè ovvero non fanno scontrini. Non so se siete mai stati a Venezia, scrivetemelo sempre qua sotto nei commenti, io leggo tutto, un po' alla volta leggo tutto. Comunque aspettiamo che arrivi il signore, vedete, è di qua, e appena arriva gli chiediamo tutto quanto. Ho chiesto informazioni, abbiamo chiesto informazioni. Allora, hanno aumentato il prezzo. Quanto tempo fa eri rimasto che costava 80 centesimi? Noi eravamo rimasti che costava tipo 80 centesimi, perché comunque vedete, è da tipo da qua a là. Quindi ci mettono tre bracciate facendo la grande. Quindi uno, due, tre, 2 euro. Loro 2 euro. Però ragazzi, dobbiamo andare in gondola, quindi dobbiamo farcela. Sì, dobbiamo veramente farcela. E adesso prendiamo, aspettiamo il nostro turno e andiamo in gondola. Allora, andare in gondola per la prima volta nella sua vita, che bello. Io sono già andato una volta, non di più, ho fatto anch'io da sponda a sponda, però va bene, ci sta. Stanno venendo da noi, venite a prenderci. Sì, noi vi aspettiamo qua così praticamente. Che figata però, ragazzi. Speriamo regga. Sì, dai, io spero regga, veramente regga. Spero davvero di sì. Ragazzi, non si è accorto che è agganciato. No, vengo io di là. Io non ho la test Limob. Non hai Limob, forse io sì. Dimmi che hai Limob, senza dimmi che hai Limob. Amore, adesso saliamo subito in gondoletta. Guardala, ecco, è arrivata. Abbiamo dovuto aspettare un altro giro perché era troppo piena quella prima. Siamo qua. Amore, siamo dentro. Che bello. Siamo in gondoletta, hai visto che bello? Bellissimo, vero? Wow. Mi stavo in piedi meglio. Guarda, se riesci, so, però dovresti riuscire a venire un po' più avanti. Perché c'è quell'altro? Lo so, se no non ci stiamo. Vieni qua. Oddio, ragazzi, stiamo andando su e giù, non sono io che vado su e giù. La barchetta cosa? Com'è, amore? Te piace? A lei piace tutto, anche quando fa paura a lei piace. Va bene. Papà è terrorizzato, allora è felice. Ciao. Oh, allora stai buona. Amore, ci stiamo muovendo. Che bello. Ti piace? Che bello. Allora ti piace? Hai visto la barchetta? Abbiamo scoperto che ti piace la barchetta, amore. Siamo arrivati alla carta a vedere. Oddio. L'arrivo non è stato facile. Com'è? Ti è piaciuto? Ti è piaciuto? Guardate lo zio impanicato, ma non ha paura. Sulla schiena. Lo zio ha paura. Ora dobbiamo scendere. Scendiamo e torniamo da voi. Sei pronta? Facciamo un altro giretto? No. Va bene, solo una, va bene. È morito papà! Che emozione! Missione riuscita! Vai, amore, sei libera! Terra! Terra, madre, patria! Siamo andati in gondola! La prima volta in vita sua di Aurora! E seconda volta del papà. Amore, hai visto il tuo papà che ti porta perfino in gondola? Cioè, guarda che mica tutti i papà ti portano in gondola! E voi siete mai andati in gondola? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Il 90% dirà di no. Perché comunque anche chi abita in zona non è mai andato in gondola. Manina papà? Manina papà? Andiamo? Dai che ne mangia la pappa! Ciao Auri, è stato bello! Ciao! Ciao!
Corre, ha paura? È stata un'impresa. Però zio Manu, com'è andare in gondola? È la prima volta che andavi in gondola? Dai, la terza. La terza volta? Dai, ti è piaciuto, ammettilo. Sì, dai. Ora voglio un tuo parere. Pau, è andato in gondola. Comunque, ridendo scherzando, Pau, è andato in gondola. Amore, com'è? Com'è andata? Tutto bene? Tutto bene? Lei era felicissima, avete visto la video, era felicissima. È una prima esperienza per tutti, un po' alla volta. Prossimo obiettivo, dobbiamo riuscire a farci... Con 2 euro. Con 2 euro, guidare la gondola. Noi dobbiamo guidare la gondola. Oppure proprio io saprei già chi chiedere comunque. No, non si spoilerà niente. Che me ne frega, vado via con le mani. Dai, piccione. È pieno di piccioni per terra comunque a Venezia. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti, perché ogni giorno usciranno pazzie. La prossima volta rubiamo tipo una motonave. Qual è il problema? Non c'è nessun problema. Ma no, questa volta c'è il problema da ridare. Ma va, rubiamo qualcosa, vivi, lascia vivere. Guida Mike. Lo zio Manuel. Sì, perché c'è anche lo zio Manuel, lo volete più spesso? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Lo vedete solo la domenica perché lui è un gran lavoratore, tutti i giorni lavora. No, che sta portando il passeggino. Bau! E allora è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao.